primo tempo, per il tuo Zimbabwe in vantaggio per 2-1, autore di un gol. La tua squadra sta giocando molto bene contro la Tunisia, che è una delle squadre più forti del torneo, non state sfigurando, anzi, un appoggio difensivo, e quando fate il gol, quindi infatti l'occasione di quindi la media è ottima. Cosa pensi della tua prestazione, ma anche quella di squadra? Allora, diciamo che per quanto riguarda la mia prestazione posso dare molto di più. Mi vedo un attimo ambientare campo a 5, dopo tanto tempo siamo ritornati. Per quanto riguarda la squadra, che è più importante, secondo me stiamo giocando bene. C'è ancora qualcosa da migliorare, dobbiamo essere un po' più ordinati in campo, però comunque stiamo facendo la nostra partita senza paura e speriamo di continuare questo sicuramente. Complimenti, a dopo. Grazie. Primo tempo, anche molto bravo. Oggi, vittoria sofferta ma meritata. Arriva la prima vittoria dopo un pareggio della prima giornata. Parola a te, Francesco, cosa pensi della tua prestazione ma anche quella di squadra? Sì, è stata una partita molto intensa, bella. Ho fatto due gol grazie a due assist di Mattia. Ho fatto anche il gol vittorio. Ho giocato di squadra finalmente, nella prima parte è mancato proprio questo. Siamo riusciti a vincere, il merito di tutti. Cimino? Penso contro per una bella squadra preparata. Noi non abbiamo il cambio, però sì, quindi abbiamo forse preso, quindi giravamo molto bene. Però abbiamo stretto i denti, anche se siamo sotto 2-0, abbiamo recuperato, siamo riusciti a ribattere il risultato. Complimento anche al guerriero Di Marino. Complimento anche a Di Marino che chiama qui all'intervista. Grazie. Ha urlato come un leone. Grazie, complimenti e ci vediamo alla prossima.